Ritrovarsi nel nome di Noemi significa aprire il cuore alla solidarietà e dare un contributo alla giusta causa, quella dell'associazione Progetto Noemi, che difende il diritto alla vita di chi è affetto da gravi patologie. La piccola guerriera di Guardia Grele, Noemi Sciarretta, ha festeggiato i 12 anni, trasformando l'acronimo della malattia SMA1 in Senza mai arrendersi. Andrea Sciarretta, che emozione, che festa, teatro gremito, e la festa è tutta per Noemi e per tanti ragazzi e ragazze come lei. Assolutamente, 12 anni senza mai arrendersi, dopo Noemi comunque rappresenta davvero tantissime realtà, famiglie, e quindi questa festa è davvero per ogni singolo bambino, madre, padre che combatte e sacrifica la propria esistenza accanto al proprio figlio, quindi è una festa in verità per tutti. E ci teniamo tantissimo perché è un giorno nel quale davvero noi andiamo a festeggiare la vita, che è un dono meraviglioso e molto spesso ce lo dimentichiamo. Per i bambini come Noemi ogni anno è una vittoria, quindi davvero in primo luogo ringrazio per la grandiosa partecipazione, per il grandissimo affetto, ma per tutti, cioè per quanto riguarda gli organi di stampa, per le persone comuni che si sono unite a dare gli auguri a Noemi, perché Noemi è una bimba d'Abruzzo. Mi sono emozionato tantissimo, mi emoziono sempre tantissimo nel vedere una bambina che in verità apparentemente immobile muova tantissime persone. È il più grande insegnamento che forse a noi abili fa tanto bene e ne abbiamo bisogno. Gremito il Teatro Marrucino per uno spettacolo organizzato da Federico Perrotta, dove all'insegna della solidarietà si sono esibiti l'attrice Valentina Olla, il comico Elia, il balletto dei soci del Kivanis, l'attrice Cinzia Leone, i quattro santi con la loro ironia, il balletto di Indaco Teatro Giovani, Oscar Strizzi con le ombre cinesi, Domenico Turchi, Duccio con la sua nota serenata che ha voluto dedicare proprio a Noemi. Non sono mancati videomessaggi da tantissimi personaggi famosi in questi giorni, ne sono arrivati tanti. Ciao, Noemi, e da sorpresa ciao, anche quelli volo. Del volo. Sappiamo che sei una nostra grande fan, ti mandiamo un bacio e un abbraccio. Ci vediamo presto, ciao. Ci vediamo prestissimo, ciao. Sì, la cosa grande. Lo spettacolo al Marrucino si è concluso con la grande Emanuela Villa, che ha commosso la platea con la sua bellissima voce.